Ricreiamo insieme questo look iconico di Bianca Balti. Stasera c'è appunto il suo compleanno, quindi un bel make-up in suo onore. Anche se non li dimostra, fa la festa per i 40 anni. Sono davvero felice di essere stata invitata perché sarà un party davvero speciale ed esclusivo e sarà appunto da crack. Ha bisogno di presentazioni, penso che tutti voi sappiate chi è. Una delle nostre top model italiane più celebri nel mondo. A parte che ragazzi, veramente, cioè lei è statuaria. Nella foto Makeup Reference lei era a un evento lavoro di Dolce Gabbana, iconica. Dovete sapere che lei si trucca pochissimo perché infatti tutte le sue ultime Fashion Week, vabbè, ha un viso così devastante che non è che abbia bisogno di make-up, però lei è praticamente pulita acqua e sapone. Quindi io che amo il make-up ho dovuto scegliere una reference dove era un po' più carica. La mia luce è un po' gialla, ragazzi, in realtà non sono così scura. Sopracciglia non troppo definite. Andiamo a disegnare il nostro eyeliner. Vado prima con il matitone. Metto lo schermo grande perché sennò faccio un disastro. Bella codina liftata verso l'alto. Ovviamente correttore. Andiamo a creare il nostro gioco di chiaroscuro. Guardate come col correttore subito prende forma. Questo prodotto di Huda, che è trasparente, ma che al contatto con la pelle prende colore, giusto per dare un tocco di vita. Utilizzo questo stick di Benefit per illuminare leggermente. Uso la Cipria, la Translucent di Laura Mercier, verso nel suo tappo e per avere un maggior controllo utilizzo un pennello proprio per andare direttamente solo sulle aree che voglio opacizzare. Scaldo l'incarnato con la Hoola di Benefit, o Hoola, non ho mai capito. Ho ripassato la matita con l'eyeliner e ora mascara questo panorama di L'Oreal. Il compleanno alle 10, sono le 9 e mezza, ti lascio Pierre con lo stylist, il fotografo che mi stanno aspettando. Momento labbra, spoiler look Pierre, perché il tema della serata dovete sapere che è bianchissima. Disastro per l'uomo perché vuol dire bianco, Gelati? vuol dire gelato. Quindi il dress code ha messo in difficoltà tutti, perché che vuol dire bianchissima vestirsi di bianco? Oppure con lo stile di Bianca Balti, quindi look iconici alla Dolce Gabbana. Allora, la sua matita nella foto è un po' più fredda, io sapete che sono un po' più per i toni caldi. Allora, lei ha questo rosino all'interno, io uso questo rossetto di Charlotte, che è il Kim KKW, il mio preferito. E vado a sporcarlo con le dita. Ci siamo? E direi che ci siamo. Come ti sembra? A me sembra super bello, ma anche facile da ricreare. Sono stata anche fedele alla reference, quindi non so se il mio vestito lo sarà. Fatemi sapere se vi è piaciuto e se volete vedere il mio look e tutte le storie inedite di questa serata, andate sul mio profilo IG Giulia Salemi. Io scappo che sono in ritardo. Ciao! Dai, comunque un po' ci siamo, no? Bianca, ti amo, sei un'icona.